E io neanche volevamo capire su che sito comprarlo. Ascoltate, vi potete un attimo sedere che inizio a cucinare. Dai, Alia, dove vai? Aliana ha già iniziato. Sì, ma sì, com'è possibile? Che... Ma stavo parlando di Flash. Yeah. Vabbè, ma te l'abbiamo detto. Ma potrò parlarne di Flash. Ma censurato o no? Non voglio essere censurato su questa roba. Va bene. Voglio anzi dirlo pubblicamente. Vai. C'è un grosso tabù nei confronti delle flashlight. Oh yeah. Face Valley Extra! Benvenuti nella mia cucina! Oh yeah! Quest'oggi vi come una meraviglia! Tanto vorrei aprire con la maglietta che stai indossando, che palesa la tua intenzione. Sì. Oggi, ragazzi, creerò un nuovo standard di gusto nel vostro palato. Cioè, dopo oggi voi non sarete più in grado di mangiare niente senza pensare al piatto che vi allora, sto facendo. Vabbè, no, le premesse... È incredibile. Posso dire? Nuovo... Steven Friends. No, vabbè, posso dire una roba? Le premesse erano uguali per l'accetta del cane d'oro. Io ne sono uscito devastato. Allora, sono conscio di alcuni errori che feci nell'accetta del cane d'oro, la mia prima ricetta che potete trovare sul nostro canale, magari la linkiamo qui in descrizione. No. Ho fatto degli errori di cui ho preso nota. Questo piatto secondo me è ancora più buono. Ricetta del Golden Steven Francis. La cosa che non riesco a concepire, Nels, è che il intanto primo magari anche inizio. Mangiabile, se tu intanto inizi a preparare, è il problema che tu dici, vabbè... La pentola è la... Oh, abbiamo la pentolozza nuova. Ce l'abbiamo già. Cioè? Dove è andata? Cosa che non capisco, io pensavo, questo è un grosso gioco che facciamo tra di noi. Invece no, lui la continua a vendere anche fuori. Cioè, continua a dirmi, no, ma io guarda, la faccio sempre a casa. Seriamente piace un botto. Ma infatti tu sai che quando lo critichi qua, lo stai criticando nella realtà. Non avevo capito del questa male cosa. Del male a Nelson Vincesai. Sì, male con... a Golden Steven infatti... Jackson. Nels, ma adesso io non voglio essere... Perché poi mi dite qua sotto che sono quello cattivo. Ma tu fai delle... Ma spiegaci un po' cos'è sto piatto. Allora, oggi vi faccio una delle mie ricette più antiche. Più antiche, inventata ieri. Entrambe le ricette nascono in un periodo di grande fame, in scarsità di ingredienti. Non va, non me l'hai attaccata, sbriciolas, sei un pollo. Non c'è l'altra spina. Posso dire intanto una mancanza della nostra cucina, il sale grosso non c'è. È vero, non c'è, però dove quanto ne devo mettere? No, aspetta, quanto ne stai mettendo? Ma così per quattro. Sarà iper salato, attento, Ma no, dai. È acqua di mare ormai adesso, Io 10 minuti vado dal dentista. Adesso mi muovo, è velocissima. Dicevo, è una ricetta che nasce in momenti di grande fame, scarsità di ingredienti e poco tempo, infatti è molto veloce. Parli degli anni 20? No, parlo di quando facevo Ultimate Frisbee. Sono due ricette che facevo dopo allenamento, tornando a casa, quando avevo un sacco fame, 250 grammi di pasta, pam. 250 grammi? Accetta del cane d'oro, oppure questa qua, in onore della puntata, ho nominato perché a casa non è che c'ha un nome, ed è Golden Steven Francis. Volete sapere perché? Golden è come l'accetta del cane d'oro, perché c'è il pomodoro. Ok, quindi Golden. Golden. Steven, perché c'è il curry. Steven Curry. E Francis, perché c'è il tonno, Francesco Toneatti. Ah, me l'hai dedicata a me. Questi sono gli ingredienti base della nostra ricettissima di oggi. Non va. No, è che dovevi prendere la pentola ancora più grande. Ma l'hai collegata? Sì, c'è scritto L. C'è scritto L. Allora è andata. No, è andata. È partita. Girata al contrario. L'hai girata in senso antiorario. Ma che c***o dici? Allora, parliamo degli ingredienti che abbiamo... Parliamo degli ingredienti che abbiamo per la Golden Steven Francis, che sono pomodoro. Cambiato il pomodoro perché abbiamo scoperto con la scorsa video ricetta che l'acirio è giustamente troppo acida. Il pomodoro della di Nelson. Troppo acida, quindi abbiamo preso una bella multidolce. Pomodoro, non di Nelson. Poi abbiamo sempre reduce dello scorso video il concentrato di pomodoro anche qua, ma doppio non triplo perché era troppo acido. Giustamente la colpa è anche della curry, varie marche di curry, dovete stare attenti perché il curry può essere più amaro o meno amaro. Con quello della caramella mi trovo abbastanza bene. Sedanini, di solito io uso le pennette rigate, ma abbiamo... è successo. Però la marca lì non ce la dai. Un po' di burro. Latte simile alta digeribilità, perché ci sono degli intolleranti al lattosio, tipo Cesare. Non vorremmo farlo squaragliare. Attentissimo. Parmigiano trovato in frigo. E tonno. Ieri sono andato al supermercato. Sei per presa? La prima volta ho trovato. Che tonno? Non lo so. Quell'altro di spesa allora. Mangio che era frisbee. No. Allora, quando sono andato al supermercato ieri, tutto il tonno era con i blocchi dei videogiochi dei Media World. Bloccato con delle manette. È perché costa il tonno. Ma non l'avevo mai visto. No, ha ragione, è vero, gli antitaccheggio. Degli antitaccheggio che ho messo l'antitaccheggio al tonno. Sì, tutto il tonno era con l'antitaccheggio, io ho detto ma che c***o.
Perché? Ma puoi comprarlo lo stesso, te lo levano in cassa. Sì, ma volevo andare nelle automatiche, ho trovato solo il Nostromo senza. Però è in scatolette tipo omogeneizzato. Temono anche quelle dei gatti. Riguardo l'antitaccheggio, non si è ancora svelato il mistero del perché un anno fa sono andato a fare la spesa, avevo lo zaino. Sì. E sono suonato di brutto ai controlli. Ah, io sono stato perquisito in un negozio. E voi mi avete detto che mi avevate messo l'antitaccheggio nello zaino. Sì, noi ti avevamo messo. Ma l'avete messo davvero? Sì. Sì. Porca vacca. È il nostro lavoro, pargere antitaccheggio nei zaini della gente. Avete? No, aspetta. Io una volta torno a casa, apro lo zaino e mi ritrovo dentro tipo delle buste di merendine. Io 5 minuti vado dal dentista. No, mi fai sto sugo, dai, per favore. Ma sugo. Devo... Cioè, sei pure lento. Sì, il tempo è, metti su l'acqua a bollire. Mi fai... Tu hai finché non bollisci. Come l'accetta del cane d'oro. Sì, nel tempo di ebollizione, di cottura della pasta, fai il sugo. Ma non puoi già mettere il sugo a fare? Sai che mi devi far ridere? Che ci infila sempre il tempo di una Francis. Puntata di una serie TV in mezzo. Sì, sì. Devo andare a prendere la padella. No, la cipolla in freezer. La cipolla in freezer. Freezer. La cipolla in freezer, dai. Al soffritto. Ma dai, vai, vai, vai. Mettiamo l'olietto. Non sei parato. Cubi. No, pisciato tutto fuori. Olietto QB, aspettiamo scaldi. Ammetto, ho sbagliato. Avevo cercato in frigo perché pensavo tu avessi preso una cipolla intera. No, invece tu hai preso già la cipolla spezzettata. Sì, va bene. Andiamo a mettere il tonno. Padella, cuocere. Certo. Il tonno già cotto a cuocere. Sì, lo ripasso con la cipolla. Senti, io non vengo a casa tua a criticare le tue ricette. No, allora. Pesto di rucola. Allora, non ti sto criticando, ti sto solo chiedendo delucidazioni della ricetta. Un po' giudizioso. Sì. Dai. Un po' altezzoso. Ma dai, ma poi l'hai fatta nella padella col tè. Oddio! Troppo calda! No, Vez, questa è una gag! Questa è una gag! Ah! Dimmi che fai questa cosa a casa! No! Palesemente il tonno in padella non l'aveva mai fatto perché. Ma no, sempre, ma non brucia così tanto! Ci andrebbe prima la cipolla! Adesso va la cipolla! Ho appena capito una cosa della cucina di Nelson. Nelson a casa cucina ma non pulisce. Senti che profumo di tonno. La roba è buona. Di tonno fritto. Ma lo sai che anche Barbieri ha fatto la pasta al tonno, si fa così? Così? Ma con la cipolla surgelata. Che schifo. Mettete la cipolla surgelata dopo il tonno. QB anche questo. Perché deve rilasciare i suoi sughi all'interno della carne del tonno. Ah, ok. Ah, okay. Pensa quando a casa prepara il suo show cooking con un giorno d'anticipo lì a spadellare. Però avvisa quando inizia a cucinare. Prendete sì, già un po' di salino e approfittate della carne nuda del tonno per salarlo un po'. No, raga, ho già il business. Prendete anche il pepe. Mi fai fare la videoricetta? Sì. Sempre a tonno ancora fresco, andate a mettere un po' di pepe e la prima di varie spolverate di curry. Oh, mi è scappato! Se siete interessati ad avere Nelson a casa che cucina per voi, voi ditecelo chef qua sotto nei commenti perché capiamo che arriviamo. Secondo me qualcuno sarebbe una figata. Però l'odorino, sai che. Guys, trust buono. Me. Venceslaschi, hey. Posso chiederti una roba? Non sei forte sui secondi, vero? So fare delle buonissime e hamburger. Ok, cosa? E so fare delle buonissime costine di carne con salsa, miele, base BBQ, miele e soia. Oh, mi hai buttato facciamoci la scatola della barilla. Quant'era la cottura? Vabbè, a naso. Ma a naso, è l'unica cosa che non so fare. Per il resto sono un grande. Vado a mettere il pomodoro. Un po' di pepe extra, un po' di sale extra. Tiro la prima mescolata. Peccato perché secondo me hai annullato un po' i sapori col pomodoro. 3 cacchette di concentrato. Dovresti settare meglio i passaggi. Secondo me dovresti farti tuoi e lasciarmi nella mia arte. Prendo un po' di burro e andiamo ad aggiungere anche un po' di zimila alta digibilità. Carino. E andiamo a mettere altro curry. No. Eh sì, è la chiave. Se no la passa al tonno, Nicolas. Golden Steven Jerry. Golden Steven Francis. Però si muove bene, è ordinato e devo dire anche molto pulito. Bravissimo. Vero. Grazie. Potresti andare a MasterChef. È molto simile, cromaticamente alla sono gli stessi ingredienti. Ma tu te le immagini Nelson davanti a Cannavacciuolo che se la prende con Cannavacciuolo perché Cannavacciuolo gli dice che la sua ricetta è uno sbaglio e lui non riesce ad ammettere che ha fatto una minchiata di ricetta. Ma no, guarda il pomodoro! È il pomodoro, è il pomodoro! Mi hai dato! Cannavacciuolo non capisce un No, lo siamo giocati. Il MasterChef dovrebbe essere rinominato Master Nelson. Lo stai per mettere? Basta, Kerry! È diventato una di quelle statuine dei presepi che fa sempre la sensazione. Da piccolino ti facevano cucinare, cioè ti facevano esprimere, no niente. Ho fatto solo dei biscotti una volta. Ah beh, figo. Facevi solo le birbe, che cazzo. Ma non era una critica. Se la pasta è cruda è colpa di Cesare. Ok, okay. Al dente mi piace molto. Dai, al dente è buono. Non sono passati neanche. Ma al dente è buono. È buonissima. Ma poi la ripassa un po' in padella. No, ma ragazzi, ma non ti fidare, devi andare dal dentista. Non è vero. Fai toccare il fondo. La sto mettendo qua. No, non lì, non lì. Mi presto una mano. Se non aiutare. Arrivo. Non devi mollare, non devi mollare. Vai. Gli schizzoni sono arrivati. Aia. Vedi dalla pasta, pasta scolata. Andiamo a mettere nella padella. Mettiamo un po' il fuoco che l'avevo abbassato. Movimenti di polso. Bravo. Bravo. Bello.
Sembra le tartarughe che fanno sesso. No. Amalgamato bene, questa tecnica. Avevo imparato a farlo, ma siamo troppo in alto, tenendolo giù. Tecnica della tartaruga. Hai sporcato di Golden Steven Francis i fiorellini. Sto facendo lo show. Show cooking. Adesso vi servo i piatti. Veloce, ragazzi. Ci sarà una cosa che farà incazzare molti, ovvero che nella ricetta Golden Steven Francis ci va il parmigiano. Tonno non lo mettiamo. Grazie mille. Tonno parmigiano, la gente potrebbe dire no. Golden Steven ma no tu Francis. Tu dici che io assaggiandola senza parmigiano mi perdo molto. Sì. Andiamo a servire i piatti e ci rivediamo all'assaggio allora. Golden Steven Francis. Mi ricorda molto. Buon appetito. A devo dire un ottimo, odore. Sì, no, l'odore è buono. Molto curry, molto curry. Però sai che mi ispira mi dà un po' di spazio. Scusami. Bellissima. Acidità del pomodoro. È acidissima. Ma non è vero. Ma io non puoi mangiare il pomodoro. Cioè, buona. Ma tu hai salato il pomodoro. Non è male. Resta sempre un po' in quel limbo, Nelson, che tu ci senti più di quello che secondo me c'è. Nel senso, io ci leggo l'amore. Dimmi tu cosa ci provi. Dimmi cosa senti. A me piace molto la pasta al tonno standard. E col curry mi piace di più. Non capisco però tutti i passaggi che hai fatto. Cioè, capito? Mi mancano un po'. Tipo la cipolla non si sente. Allora, ragazzi, il fatto che non sentiate gli ingredienti è proprio sintomo del fatto che è perfetta. Perché è tutto amalgamato. Perfetto, certo, è un sapore unico. È di quella pasta che a mezzanotte mi farei, cioè buonissima. Nasce proprio così. Io, secondo me, questa proprio è fatta bene. Ti dico, un po' acido è, ma non quanto l'altra volta. No, cioè, l'altra volta era immangiabile. L'altra volta avevo cannato sia la passata che le quantità di concentrato. L'unica cosa, non riesco a vederla come vanto italiano questa pasta. Ma io, cioè se sono a casa e devo. Ma a me fa volare. No. Cioè, se io a casa devo scegliere mangiarmi un bel piatto di Golden Steven Francis o una cottoletta alla bolognese, potrei essere indeciso. No, dai, non è vero. Te lo giuro. Fatto sudare Nick. Niente, lo sta stroncando. Chiedo scusa, Steven, Nick. Lo Steven Stevens Golden, Golden Francis, Steven Francis fa sudare Nick. È qua che non sai se è il Golden, se è lo Steven o se è il Francis. Questa ricetta è leggermente più superata. Non è molto valida. No, beh, votiamo. È buona questa ricetta? No. Allora, per tutti i curiosi, Nelson scriverà qui sotto in descrizione la ricetta. Come l'altra volta. Come l'altra volta, esattamente. Così potrete replicarla a casa nelle vostre schimicate notturne. Però scusa un attimo, se voi vi servissero una scatoletta di tonno. Poi c'è la domanda, è buono il tonno? Ma non è quello, è amalgamato. Cosa bene. Rispondereste? Sì! Cioè, è un po' quello. Ma non mi stai veramente screditando, Franci. Guardami negli occhi mentre fai queste critiche. No, non ho mai mangiato una cosa cucinata da te. Dai, allora, prossima ricetta di Franci. Io la cosa che non vorrei è... Le patate lesse. No. Un radicchio crudo. Vorrei stare attento con il giudizio perché poi questo va oltre il video. Poi ti incazzi la vita di tutti i giorni. Però cioè, ti dico, è comunque buona. Senti, non mi cagare. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima. Arrivederci. Te la mangi tutta. No, te la mangi tutta.